Niente clodienze per Tommaso Pecchioli per un problema alla caviglia. Nulla di rotto, come hanno evidenziato gli esami radiografici, ma semplice distorsione che però lo mette fuori gioco per qualche giorno. Un'assenza che allo stato attuale pesa meno del previsto perché la batteria di 95 è decisamente più nutrita. In difesa torna a disposizione dopo il lungo stop Zinetti, ma Pagliuca può contare anche sul nuovo arrivato Azzolin e in attacco su Papini, che ha esordito domenica scorsa con il Riccione. Le buone notizie per il tecnico non finiscono qua. A Chioggia rientreranno Nolè, Chianese ed Especie per una Lucchese che si schiererà con il tradizionale 4-3-1-2. Il quarto under sarà sicuramente Ghelardoni con Chianese alle spalle delle due punte Caboni e Tarantino. Al Ballarin i rossoneri troveranno una Clodienze che si giocherà la partita senza timori reverenziali e in fondo anche senza nulla da perdere, visto che ormai la salvezza è dietro l'angolo. Infine una curiosità: mercoledì sera le Iene hanno inchiodato di fronte alle loro responsabilità i dirigenti del Riccione, su tutti l'ex amministratore delegato Ermanno Pieroni. Lui, insieme ai suoi compari, hanno cacciato la società nella melma in cui si trova adesso, falsando per 2 anni di seguito il campionato. Esilarante anche l'intervista al presidente della Lega Dilettanti, Carlo Tavecchio, quando dice che giammai il Riccione non verrà più iscritto al suo campionato. Bella faccia, visto che l'anno prossimo, se non sarà fallita, la società romagnola potrà al massimo chiedere l'iscrizione all'eccellenza.